Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi i miei ultimi acquisti in fatto di libri. Ultimi per un modo di dire, perché sono essenzialmente libri che ho comprato da dopo il mio compleanno, quindi da maggio fino ad oggi. Sono passati diversi mesi, si sono accumulati diversi libri che non ho avuto occasione di mostrarvi qua sul canale. Di alcuni di questi ho fatto una recensione, quindi magari li conoscete già, però mi sembrava carino fare un piccolo recap degli acquisti. Alcuni di voi avranno sicuramente già visto alcuni libri e fumetti che vi andrò a mostrare fra poco, perché su Snapchat tendo a fare degli spacchettamenti, diciamo, live. Ho cominciato anche su Instagram Stories, però è più complicato perché devo aspettare che si carichi in parte un video prima di caricarne un altro, altrimenti me li carica in ordine sbagliato ed è una cosa che non sopporto e per cui preferisco di gran lunga Snapchat. Comunque, in ogni caso, se non mi seguite né su Snapchat né su Instagram, mi trovate su entrambi i social come CB is the way, tutto attaccato. Vi lascio il link comunque qua sotto in descrizione. Direi di partire con i libri e i fumetti che mi sono stati inviati dalle case editrici o che mi sono stati semplicemente regalati. La Newton Compton mi ha inviato La storia più bella del mondo, In amore non esiste format, di Giuseppe Incerpi. Un romanzo che sembra ricordare vagamente Uomini e donne, così dicono, perché io non l'ho mai seguito, quindi non ho la più pallida idea di come funzioni o di come si svolga. Comunque sono curiosa di leggerlo perché ho sentito molti pareri contrastanti e poi si tratta di un autore italiano e sapete che non leggo molti autori italiani, quindi sono molto curiosa. Altro libro che mi hanno inviato, sempre di un'autrice italiana, è La distanza tra me e te di Lucrezia Scali. Questo romanzo mi incuriosisce perché parla di due persone che si conoscono mentre sono entrambi fidanzati o sposati. Hanno in comune la passione per i cani, infatti si incontrano per la prima volta a una competizione per i cani, quindi mi incuriosisce abbastanza, anche se non amo troppo le storie d'amore, i romanzi rosa e soprattutto i cani. Sapete che sono una gattara convinta, però mai dire mai. Bow Publishing mi ha inviato invece Freezer, una graphic novel di Veronica Veci Carratello. Avrete già sentito parlare di questa graphic novel sul mio canale perché ho partecipato al blog tour organizzato da Bao e quindi trovate la recensione qua sul canale di questo fumetto che vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione. È un fumetto che secondo me merita tantissimo. Ora che ci sono gli sconti Bao Publishing del 25% su tutto il loro catalogo, potreste approfittare per recuperare questa meraviglia, perché a me la storia è piaciuta veramente tantissimo. È molto divertente, ma allo stesso tempo riflessiva. Parla di una famiglia, la famiglia Robinson, che è molto ben assortita, e la storia è narrata dal punto di vista di Mina, una ragazza adolescente che ha paura di crescere. Guest star di questo fumetto, Kafka, un gatto che cerca di suicidarsi in ogni modo possibile, quindi potete capire perché io ami alla follia questo fumetto. Scherzi a parte, i disegni sono molto cartuneschi, con dei colori in pastello, un po' vintage. Ho adorato praticamente tutto di questo fumetto. L'unica cosa che mi dispiace è che sia così corto, perché veramente mi sono innamorata di questa storia, quindi ve la consiglio caldamente. Elena Treolo invece mi ha omaggiato di una copia del suo fumetto, Il Lago dei Cigni, ispirato appunto al famoso balletto. Trovate anche di questo fumetto una recensione qua sul canale, che vi lascio sempre nelle schede qua sotto in descrizione. È stata così gentilissima anche da farmi una dedica e è una persona veramente molto deliziosa, è stata super gentilissima e disponibile nei miei confronti e il suo fumetto mi è piaciuto veramente tanto. È pieno di figure femminili forti e nonostante si rifaccia a una storia che ormai è stata interpretata in tantissimi modi, l'ho trovata una storia veramente molto originale. Meucci e Triolo sono stati in grado di stupirmi ancora una volta con un finale poi per niente scontato o banale, quindi vi consiglio di recuperarlo. La mia amica Sara mi ha regalato poi una copia del Dominio del Fuoco di Sabatahir, un fantasy che avrete sicuramente sentito nominare tantissime volte su YouTube, ma qui io non mi ero mai avvicinata perché quando si parla troppo di un libro tendo a essere molto scettica e ho paura sempre di essere delusa. Inoltre ho tantissimi libri fantasy in libreria da leggere, quindi non sentivo particolarmente la necessità di comprarlo, però a lei era piaciuto tantissimo e secondo lei potrebbe piacermi altrettanto, quindi ha deciso di regalarmi appunto questo libro. Di questo libro mi incuriosisce il fatto che sia narrato da due punti di vista, che è una cosa che amo tantissimo nei libri fantasy, soprattutto che sia un punto di vista femminile e uno maschile. Inoltre dovrebbe essere ambientato in un mondo simile epoca romana, che a me piace particolarmente, quindi vedremo come sarà. E poi
vabbè, mi ha regalato questo segnalibro che è La vita, veramente stupendo. Adoro, veramente, Sara sei stata gentilissima, ti adoro, grazie. Direi di passare ora a quelli che ho acquistato con i miei soldini, quindi se presto mi vedrete sotto un ponte sappiate che è per colpa di tutto ciò. Comunque, il primo libro che voglio mostrarvi è in realtà un saggio e io in genere ho sempre associato i saggi alla scuola, allo studio, quindi non era un genere che mi piaceva particolarmente. Avevo una certa avversione verso la saggistica. Negli ultimi mesi invece ho scoperto che è un campo che mi piacerebbe esplorare, soprattutto perché sono una persona molto curiosa e trovare dei testi che approfondiscano un argomento che magari mi interessa particolarmente o che non ho capito o che non ho compreso appieno mi può essere estremamente utile. E quindi ho deciso di prendere un saggio sullo studio Ghibli, o Ghibli che dir si voglia. Questo in particolare è l'animazione utopica e meravigliosa di Miyazaki e Takahata, di Enrico Azzano e Andrea Fontana. A me piacciono molto i film d'animazione di Miyazaki, però mi accorgo che spesso non riesco ad apprezzarli pienamente perché molte cose non le capisco, quindi voglio assolutamente capirne e scoprirne di più e spero che questo testo mi aiuti in questa impresa. Sempre parlando di approfondimento, ho deciso di recuperare L'uomo in fuga di Stephen King. Questo perché di King ho letto veramente pochi libri e mi piacerebbe conoscerlo meglio. Anche perché è uno degli autori preferiti del mio moroso e recentemente ho letto On Writing, la sua autobiografia guida alla scrittura, e mi ha incuriosito veramente tantissimo come persona, personaggio e scrittore. Quindi ho deciso di recuperare questo libro perché manca dalla collezione del mio fidanzato e perché mi incuriosisce tantissimo la trama, che assomiglia molto a quella di Hunger Games. Il protagonista, per poter aiutare la figlia malata, decide infatti di partecipare a un reality show molto seguito che si chiama appunto L'uomo in fuga, in cui i partecipanti vengono uccisi da poliziotti, guardie o chiunque riesca a riconoscerli. Decisamente agghiacciante. Se riescono a sopravvivere alcuni giorni viene data loro una certa somma, se riescono invece a sopravvivere un mese ricevono $1 miliardi. Una storia decisamente agghiacciante, ma che sono molto curiosa di leggere appunto per questa somiglianza con Hunger Games. Inoltre questo libro è stato scritto sotto pseudonimo e l'autore all'inizio ci spiega il motivo di questa scelta, quindi la trovo una cosa decisamente molto interessante. Ho recuperato inoltre un po' di manga. In realtà ho fatto un solo recupero perché ho preso dal 5 all'8 di LDK, uno shoujo che, anche se non trovo particolarmente originale, mi sta piacendo e coinvolgendo molto e lo trovo un passatempo veramente molto fresco e piacevole nei periodi in cui sono particolarmente tesa. E poi ho deciso di buttarmi su uno shoujo nuovo che mi ha consigliato sempre la mia amica Sara, che mi ha regalato Il dominio del fuoco, ovvero Una stella cadente in pieno giorno, di cui ho comprato i primi 4 per il momento. La storia non la sono andata a ricercare più di tanto perché lei me ne ha parlato benissimo, i disegni mi piacciono tantissimo e quindi voglio buttarmi alla cieca e godermelo il più possibile. Mi capita veramente di rado di imbattermi in uno shoujo di cui non conosco la trama e quindi spesso, leggendo soprattutto il primo volume, rimango un po' e questo non mi spinge a continuare poi a leggere la serie, quindi voglio buttarmi alla cieca e godermi il più possibile un fumetto senza saperne niente. Poco fa vi accennavo che c'è il 25% di sconto su tutto il catalogo Bao Publishing fino al 25 settembre, se non sbaglio, comunque ve lo scriverò poi qua sotto in descrizione. E quindi vuoi che non ne approfitti per comprare qualche cosa? In realtà a Ferragosto avevano anticipato questa promozione, solo per il giorno di Ferragosto facevano il 25% di sconto sul loro sito e quindi io ne avevo subito approfittato per recuperare 3 graphic novel che mi incuriosivano veramente tanto. La prima di queste l'ho anche già incominciata e la leggo tipo ogni sera, leggo un pezzo perché mi tira sul morale veramente tantissimo. Sto parlando di Zero Calcare, ogni maledetto lunedì su 2. Io di Zero Calcare avevo letto soltanto La profezia dell'armadillo e non mi ero mai avvicinata a quest'autore per i disegni. È una cosa veramente molto superficiale, ma è così. In genere difficilmente mi avvicino a un fumetto i cui disegni non mi piacciono. Comunque, La profezia dell'armadillo mi era stato regalato per il mio compleanno e dopo quella lettura io mi sono innamorata di Zero Calcare. È una lettura molto divertente, molto fresca e genuina e tratta tantissimi temi quotidiani facendo anche un po'
di satira, prendendo un po' in giro quelli che sono i sistemi italiani, la burocrazia, le semplici azioni di ogni giorno, come anche semplicemente doversi alzare per andare in bagno quando è inverno e ci sono gli spifferi. È una lettura secondo me che può piacere a tantissime persone diverse. Inoltre, nel raccontare la sua vita quotidiana, inserisce dei personaggi che provengono o da altri fumetti o da cartoni, film che chi è vissuto negli anni 80-90 sicuramente può conoscere. E in particolare uno dei suoi compagni di viaggio è appunto l'armadillo. È uno dei personaggi che più mi fa ridere, che più mi piace, perché spesso incarna un po' quelli che sono i miei pensieri, quindi ma perché devi alzarti quando puoi rimanere nel letto a non fare niente, cose di questo tipo. Se come me non vi siete mai avvicinati a Zero Calcare per quanto riguarda i disegni, beh, per favore andate in biblioteca, recuperate qualsiasi tipo di suo fumetto e sicuramente vi ricrederete. Io veramente non capisco come ho fatto ad essere così stupida fino adesso, perché lo amo veramente alla follia. Riesce a farmi ridere a voce alta, che è una cosa che non mi succede con nulla, e lo adoro. Poi le varie impersonificazioni, tipo la sua coscienza, il suo senso del dovere, o semplicemente, che ne so, mi viene in mente gli interessi di Trenitalia, che è rappresentato da Quo, uno dei nipoti di Paperino, e niente, fa veramente morire da ridere. Sempre di suo ho recuperato Poi dimentica il mio nome, uno dei suoi fumetti più apprezzati, di cui ho sentito parlare sempre solo bene, quindi sono molto curiosa di leggerlo. E infine ho preso Da quassù la terra è bellissima di Toni Bruno. Questo fumetto mi incuriosiva tantissimo perché io amo lo spazio e quindi tutto ciò che parla dello spazio, cosmonauti, astronauti, deve essere secondo me letto. È un fumetto che mi ha sorpreso tantissimo, l'ho già letto e trovate anche una recensione sul blog che vi lascio in descrizione. E mi ha sorpreso veramente tanto perché al di là della storia, che è ambientata negli anni della Guerra Fredda, dove c'è la corsa allo spazio, alle missioni spaziali fra l'URSS e gli Stati Uniti, si inserisce un tema, dei temi in realtà, secondo me, molto più umani, profondi e psicologici, come gli attacchi di panico, l'ansia, la paura di non essere abbastanza, di non essere accettati, la paura di deludere il prossimo. È un fumetto che mi ha sorpreso quindi tantissimo per la complessità a livello psicologica dei protagonisti, che sono un cosmonauta che è appena tornato da una missione spaziale, rimasto traumatizzato e appunto attacchi di panico, nausea, non vuole tornarci nello spazio, nonostante rappresenti ormai un simbolo per l'URSS e quindi in un certo senso sarebbe costretto a tornarci, e un psicologo terapista americano che soffre anch'egli di diversi disturbi, fra cui ad esempio appunto l'ansia, e scopriamo questi due personaggi poco alla volta nella storia. L'ho trovato un fumetto veramente bellissimo che vi straconsiglio. Ultima foglia fatta con gli sconti Bao, che in realtà non è l'ultima perché mentre sto girando questo video sto aspettando un altro fumetto Bao, ma va bene. Ho recuperato tutti i volumi usciti finora in Italia di Saga, che sono 6. Saga è un fumetto fantasy, fantascientifico bellissimo, che se vi piace Star Wars vi farà impazzire. Ve ne ho parlato tantissimo anche nei preferiti del mese. Il primo volume mi ha letteralmente conquistata. È un fumetto con dei contenuti abbastanza forti ed espliciti, quindi non adatto a tutte le età, però è sicuramente un fumetto fantastico se vi piace questo genere. In particolare vado orgogliosa del mio numero 3 perché l'ho recuperato su Pop Store ed è una copertina variant con Gatto e Bugia, che è questo gatto simile egiziano color Tiffany bellissimo che adoro immensamente, e non potevo non recuperare questo fumetto con questa copertina, capitemi. Ho preso poi 2 libri nuovi in inglese perché ho bisogno di allenarmi con la lingua. In realtà dovrei allenarmi di più nel parlare, nello scrivere, però ho visto che la lettura mi sta aiutando molto a scoprire nuovi termini, anche per quanto riguarda la scrittura, vedere come vengono composte le frasi, i tempi, mi sta aiutando molto, e quando sono sola a casa leggo ad alta voce in modo da allenarmi un pochettino, quindi
mi sta aiutando anche in questo. Il primo libro che ho recuperato è The Last Boy and Girl in the World di Siobhan Vivian, un libro di cui ho sentito pareri contrastanti, ma che praticamente tutti hanno su Instagram e Tumblr perché ha una copertina bellissima. E va bene, ha una copertina bellissima, ma di che cosa parla questo libro? Molto raramente ho visto foto o post in cui si mostrava questo libro con relativa trama, che la trovo una cosa inconcepibile perché un libro non è fatto semplicemente per essere esposto, ma per essere letto. Comunque, era un libro un po' proibitivo per me perché costava 18 dollari, quindi 16 euro su Amazon, però all'improvviso sono crollati i prezzi e costava 4 euro, quindi quando l'ho visto a quel prezzo ho deciso di comprarlo e il motivo è che mi incuriosiva tanto la trama. È una storia che mi ricorda vagamente quella di Atlantis, di Atlantide per intenderci, e praticamente parla di una ragazza che si trova in una cittadina che verrà sommersa o distrutta o non so che cosa, comunque scomparirà, e quindi decide di fare tutto quello che non ha fatto finora nella sua vita. Fra cui dichiararsi a un ragazzo, al ragazzo che le piace da sempre e quindi ormai non ha nulla da perdere e lo fa. Può sembrare una storia abbastanza da adolescenti, è vero, però spero che l'autrice abbia indagato e abbia costruito molto bene i suoi personaggi, perché non oso immaginare quanto possa essere terribile vivere una situazione in cui finirai per perdere tutto, la tua casa, il tuo mondo. E poi finalmente è arrivato il libro che avevo preordinato a maggio per averlo autografato, e si tratta di Nevernight di J. Kristoff, uno degli autori di Illumine, che è un libro che mi è piaciuto veramente tantissimo. Ero molto curiosa di leggere qualcos'altro di quest'autore e siccome stava per uscire il suo nuovo libro fantasy, e io amo il fantasy, ho deciso di comprarlo. Però forse sono stata un po' avventata perché il livello di inglese di questo libro è veramente molto difficile. Io sto facendo molta fatica a comprendere, soprattutto perché utilizza sia dei termini nuovi inventati, sia parole in inglese veramente difficili, non di uso comune, alcune non riesco a trovarle neanche su Word Reference per intenderci, quindi sto procedendo molto lentamente. Nonostante questo, la storia mi sta piacendo tantissimo perché il mondo fantasy costruito è veramente costruito in una maniera molto minuziosa e anche molto interessante. Ci sono tante note a margine che spiegano il valore ad esempio dei soldi, perché si utilizzano dei materiali, o le divinità, i rapporti diciamo che ci sono fra di loro, una cosa che mi ricorda molto le divinità egizie, vengono spiegati perché ci sono ad esempio tre soli. La protagonista inoltre è un'antieroina e la storia è raccontata sia dal suo punto di vista adesso, nel presente, che il suo punto di vista di anni prima che le succedesse una certa cosa, per intenderci. Quindi ogni capitolo è appunto diviso fra il passato di questa ragazza e il suo presente, che è una cosa che all'inizio non capivo perché non riuscivo a capire che cosa stesse succedendo, perché sembravano appunto lo stesso punto di vista però allo stesso tempo diversi. E il motivo per cui sono diversi è appunto questo: racconta sia il passato che il presente della nostra protagonista capitolo per capitolo, ed è una cosa che sto adorando immensamente perché aiuta tantissimo a conoscere Mia, la protagonista appunto, che è un'assassina, è la nostra protagonista, quindi dovrebbe essere un po' l'eroina della storia, e invece è tutt'altro. Ho infine preso dei libri usati. I primi libri che vi mostro sono sempre in inglese, li ho presi dal sito Awesome Books, di cui vi lascio il link qua sotto in descrizione. Ho preso due libri di Agatha Christie perché come faccio a non prendere qualcosa di Agatha Christie? Purtroppo non si tratta nulla di Poirot, ma di Miss Marple, di cui non penso di aver letto ancora nulla. Ho visto praticamente tutti i film, tutta la serie TV, però non ho mai letto nulla di suo in italiano e quindi ho pensato che potesse essere una buona occasione per incominciarla a leggere in inglese. Il primo libro, se non sbaglio, su Miss Marple dovrebbe essere questo, ovvero The Murder at the Vicarage, e il secondo invece è The Moving Finger.
Non li ho ancora letti. Miss Marple però è un personaggio che mi piace veramente tanto nella serie TV, non quanto Poirot, questo è vero, però è una di quelle signore anziane che si impiccia di qualsiasi cosa. Sembra stupida, vecchia, rintontita, invece la fa a tutti perché è super intelligente e io amo questa cosa. Ho preso poi Various Pets Alive and Dead di Marina Levica, non so se si pronunci in questo modo, comunque potete vedere che è un libro stupendo ed è il primo motivo che mi ha avvicinato a questo libro. Ho scoperto questo libro grazie a una foto bellissima, perché questo libro oggettivamente ha una copertina molto catchy. È un libro che parla di economia, di problemi economici in varie famiglie o di varie persone, adesso non mi ricordo bene, e narra la storia attraverso anche il punto di vista di alcuni animali. La trovo una cosa molto particolare e siccome il tema dell'economia non è spesso trattato, o comunque ho letto veramente pochi libri che la trattassero, mi incuriosiva molto. Inoltre ho bisogno di allenare il mio inglese, quindi aggiudicato. Infine ho fatto un ordine da libraccio, quindi ho preso tre libri usati in italiano, che due sembrano assolutamente nuovi, l'unico leggermente rovinato è questo, ovvero Cloudspotting, una guida per i contemplatori di nuvole. Ho preso questo libro perché mio babbo è fissato con il tempo, mi chiede sempre che tempo fa, che tempo farà, se ho guardato il meteo, che cosa dice il meteo, quanti gradi ci sono, basta. Mi sono stufata, quindi ho detto: ti prendo un libro, adesso ti obbligo a leggerlo e t'arrangi, te lo guardi da solo com'è il tempo. Scherzi a parte, questo libro dovrebbe appunto trattare della forma, dimensione, disposizione delle nuvole in base a quello come capire che tempo fa, che tempo sta per fare. La trovo una cosa molto particolare, interessante e soprattutto utile, quindi sicuramente lo leggerò anche io. Ho preso poi La vita segreta delle api di Sue Monk Kidd, un libro che mi ricorda tantissimo dalla trama di Help, di cui non ho letto il libro ma ho visto il film e mi era piaciuto veramente tanto. Siccome è un libro che parla di conflitti razziali in America, nel South Carolina degli anni 60, ho pensato potesse essere un'ottima lettura per approfondire questo argomento, perché ho letto veramente pochissimi libri, se non quasi nessuno, che trattino appunto questo argomento. Inoltre, quando una storia è ambientata negli anni 60 in America, mi incuriosisce particolarmente perché sono appunto epoche che io non ho potuto vivere in prima persona, per fortuna per certi versi, però che mi incuriosisce veramente tanto, quindi non vedo l'ora di leggerlo. Infine ho preso La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo. Ammetto di non riuscire a spiegarvi bene la trama di questo romanzo. Mi aveva incuriosito già da tempo per il titolo, perché quando si coinvolgono viaggi temporali, che siano fisici, mentali o quant'altro, la cosa mi incuriosisce, mi affascina veramente tanto. Inoltre mi era stato calorosamente consigliato da un'amica, quindi mi fido molto del suo gusto e ho detto ok, diamogli una possibilità. Al limite, se siete curiosi riguardo alla trama di che cosa parla, vi lascio quella di Goodreads, perché fare affidamento su di me per le storie è una brutta cosa, sappiatelo. Questi erano quindi tutti i libri e i fumetti che ho racimolato negli ultimi mesi. Qua sotto in descrizione trovate la lista completa di tutti i libri e fumetti e i relativi link ad Amazon nel caso foste curiosi di scoprirne di più o voleste appunto acquistarli. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se avete già letto qualcosa fra i libri e i fumetti che ho citato, se siete curiosi invece su altri. Che titoli comprerete con gli sconti BAO? Perché sì, sebbene io abbia già fatto follie e abbia razziato il mio conto in banca, sono curiosa di sapere voi che cosa avete comprato con i saldi BAO. Comunque, a parte questo, io vi saluto e spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao!